servi del vinco madre, e non lo temperare, che se lo viene forte la testa fa scaldare. Turbi del vinco madre. Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un bellissimo saggio pubblicato da poco da Viella, dal titolo Eleonora d'Aragona, pratiche di potere e modelli culturali nell'Italia del Rinascimento, di Valentina Prisco, che abbiamo il grande piacere di avere nostra ospite, alla quale io, come mia abitudine, lascio subito la parola perché ci parli di Eleonora d'Aragona. Prego, a lei. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie a Italia Medievale per l'invito e soprattutto per l'opportunità di parlare di una ricerca che affonda le radici in quello che è stato il mio percorso dottorale. Ecco, il testo, il libro Eleonora d'Aragona, appunto Pratiche di potere, modelli culturali nell'Italia del Rinascimento, affronta in modo complessivo la biografia di Eleonora d'Aragona, principessa napoletana e duchessa di Ferrara. La sola declinazione dei suoi gradi primi di parentela contribuisce a porla al centro della scena dinastica italiana del secondo Quattrocento. Era figlia del re di Napoli Ferrante d'Aragona, nipote del Magnanimo, madre della celebrata Isabella d'Este, di Beatrice d'Este, sposa di Ludovico il Moro, sorella di Beatrice d'Aragona, regina d'Ungheria. Ecco, il volume, corredato di una prefazione della professoressa Isabella Lazzarini, è diviso in quattro capitoli. Segue un andamento sì cronologico, ma anche potremmo dire per blocchi tematici. Importante è il primo capitolo, che affronta sì dopo un excursus del contesto in cui visse la giovane, il tema importantissimo dell'educazione e della formazione politica di Eleonora. Ecco, possiamo immediatamente affermare che valutare l'educazione di Eleonora d'Aragona come tipica di quella impartita alle giovani di rango aristocratico sarebbe alquanto riduttivo. Si tratta infatti di un'educazione complessa, ricca di impulsi, di influenze che pullulavano all'interno della corte aragonese di Napoli, in cui la tradizione del sangue, della regalità e l'innovazione dello spirito umanistico si amalgamavano. Dunque, all'interno della corte aragonese di Napoli, più che exempla tratti dalla classicità, valore pregnante acquistavano gli esempi tratti dall'esperienza diretta. In tal senso si è indagato il contributo di Ferrante, del padre Ferrante, di Diomede Carafa, un po' braccio destro del re, precettore di Eleonora, e di Isabella di Chiaromonte, regina di Napoli, madre appunto. E ampio spazio si dà nel primo capitolo all'esempio di Isabella di Chiaromonte, un ruolo formativo importante che si snodava, potremmo dire, attraverso due momenti salienti. La guerra di successione napoletana, la cui assenza del re, che era impegnato a combattere contro gli Angioini, aveva reso possibile il governo della moglie. E i matrimoni incrociati tra Eleonora e Alfonso, nipoti dell'allora re il Magnanimo, e i figli dello Sforza. Quindi si parla di ruolo formativo di Eleonora in qualità nel di un ruolo di mediazione, quindi un ruolo diplomatico, rappresentativo e governativo istituzionale di luogotenenza. Si parla nel contesto dei matrimoni incrociati di sempre il ruolo di mediazione della madre all'interno di incontri ufficiali tra la corte napoletana, rappresentata appunto da Isabella, e la corte milanese, rappresentata dagli ambasciatori sforzeschi. Dunque, nelle numerose lettere che si riportano, diversi sono le notizie che gli ambasciatori fornivano delle interazioni di Eleonora con la madre e con gli ambasciatori. In una addirittura si meravigliano di quanto Alfonso ed Eleonora fossero
vivi atti di ingegno. Quindi l'intento era quello di procedere con l'acquisizione di un codice comportamentale diplomatico, nonché l'acquisizione di una coscienza identitaria. Su questo poi aspetto importante ci torneremo. Altro punto importante per quanto riguarda l'iter pedagogico della giovane aragonese riguarda l'apprendimento della pratica scrittoria, a cui si dà ampio spazio. Si tratta di un fenomeno tipico della società quattrocentesca che vede un'esplosione della produzione epistolare, confermando il carattere della lettera come lettera come strumento di governo, utile soprattutto alla creazione di reti relazionali. Dunque, la pratica scrittoria di eredi di importanti famiglie dinastiche viene vista alla luce di un'ottica formativa. L'epistolarità, dunque, diventando prassi, rispondeva sempre più a più complesse strategie comunicative. Consentiva di costruire una rete di relazioni attraverso un codice codificato ed è quello che fa Eleonora all'indomani del matrimonio con gli Sforzi. Scrive al futuro sposo, scrive alla suocera Bianca Maria Visconti. Dunque, costruiva, potremmo dire, un embrionale network relazionale e ovviamente ciò instillava in lei le norme di un codice diplomatico comunicativo sostanziato da obbligo, affetto, declinazioni gerarchiche. Dunque, cosa sostanzialmente voglio dire nella prima parte del testo? Eleonora fu educata a governare. La sua formazione era mirata a dotare la principessa di conoscenze e competenze, un po' potremmo dire gli strumenti del lavoro, funzionali al suo futuro ruolo di governo, di duchessa. Il senso poi di questo concetto, che sostanzia il primo capitolo, si ripresenterà nell'ultimo, ma ecco, procediamo con ordine. La lettera è alla base anche del terzo capitolo, che può essere considerato un po' il cuore del testo. Nel frattempo, Eleonora, dopo l'annullamento del matrimonio con Sforza Maria, Sforza, va in sposa ad Ercole d'Este, diventa duchessa di Ferrara e dopo una serie di sconvolgimenti. Che riguarda sconvolgimenti dell'assetto politico appunto dell'Italia del secondo 400. Dunque diventa duchessa di Ferrara. Il terzo capitolo affronta il governo della duchessa. Si utilizza non a caso il termine governo proprio per indicare un'amministrazione quotidiana dello Stato estense. Quindi si passa in rassegna l'amministrazione della giustizia, delle finanze, della difesa quando necessario, politica matrimoniale, organizzazione dei matrimoni. Ampio spazio per il suo aspetto peculiare si dà al matrimonio di Beatrice d'Este, che va in sposa a Ludovico il Moro. Ecco, quando Ludovico il Moro richiede in modo pressante Beatrice, ha necessità che questo matrimonio venga realizzato, Beatrice si trovava a Napoli. Quindi si crea un circuito comunicativo tra Napoli, Milano e Ferrara che viene indagato nel testo. Dunque, il governo della duchessa è importante, ecco, specificarlo, è ricostruito sulla base, sì, di una serie di fonti diplomatiche tra la corte estense e le altre corti, in particolare Milano e Napoli, ma soprattutto attraverso lo studio del carteggio inedito tra Eleonora ed Ercole d'Este, un governo che è reso possibile dalle costanti frequenze, dalle costanti assenze del marito, per guerre, per caccia, cure termali, eccetera. Dunque, ampio spazio in tal senso è stato dato anche al ruolo di Eleonora durante la guerra di Ferrara, che può essere considerato come il momento più probabilmente più autentico di manifestazione
del governo per il verificarsi di due importanti contingenze. L'assenza di Ercole Dess, la relativa delega di governo alla moglie, e una crisi interna ed esterna. Dunque, si analizza come la duchessa operasse su più piani. Una gestione interna volta all'espletamento di una pratica gestione organizzativa e quotidiana riguardanti vari aspetti più pratici di una guerra, in particolar modo la difesa del territorio. Quindi si parla di costruzioni di fortificazioni, ponti, e una prassi organizzativa e risolutiva volta a far fronte soprattutto al grande problema della carenza di denaro che si traduceva in penuria di grano, problemi nel pagamento dei soldati, con conseguenti violenze, abbandono di campi, tradimenti. E infine un livello che potremmo definire più propriamente politico, ovvero nel ruolo di consigliera del marito e di mediatrice con le corti alleate e con il popolo. Il governo ha analizzato, come abbiamo detto, anche per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia, quindi passa in rassegna un variegato ventaglio di dispute giuridiche. Si vede come la duchessa anche istituiva commissioni, convocava il Consiglio di giustizia, si dedicava all'espletamento di suppliche. E ugualmente viene messo in luce il governo della duchessa nell'amministrazione dell'economia domestica, con un serrato dialogo con i fattori generali e soprattutto nel ruolo di supervisore degli ufficiali della Camera, che erano quegli ufficiali estensi che si occupavano proprio delle finanze. Il quarto capitolo potremmo dire che chiude un po' il cerchio, rendendo tangibile quel legame ininterrotto con Napoli. Ecco, ora chi legge il libro, magari non immediatamente, ma si rende conto che nel tracciare il percorso biografico di Eleonora, gli occhi sono costantemente puntati su Napoli. Si tratta di una scelta metodologica preliminare e consapevole, in quanto dividere in due blocchi separati il periodo napoletano da quello ferrarese avrebbe equivalso a interrompere un percorso, soprattutto politico, che ha inizio dalla nascita e che termina con la morte. Dunque, abbiamo visto che durante la sua giovinezza abbiamo visto Eleonora interiorizzare una serie di valori tipici della regalità che contribuivano a cementare la sua identità, la sua coscienza identitaria. Dal significato profondo delle manifestazioni collettive pubbliche alle visite che faceva al futuro re, il nipote Ferrandino, agli incontri ufficiali con gli ambasciatori sforzeschi, per fare alcuni esempi. Un'educazione dunque che, se a un primo livello era funzionale alla pratica di governo, un secondo livello rimandava all'acquisizione di una coscienza identitaria e di appartenenza. Coscienza identitaria di appartenenza rimandano ad un'altra importante categoria attraverso cui è stata indagata la figura di Eleonora, quella di continuità. Continuità appunto con Napoli, con la corte regia di Napoli. Dunque, in quest'ottica, nell'ultimo capitolo è analizzata la corrispondenza epistolare di Eleonora d'Aragona con il padre Ferrante e con Diomede Carafa. Beh, in quest'ultimo caso, anche per una penuria di fonti, è analizzato più che altro la natura del rapporto politico, ma anche affettivo, col suo precettore, un rapporto che si manterrà costante. Quanto a Ferrante, attraverso le lettere, il re rendeva partecipe la figlia di tutto dei principali avvenimenti del regno, le dava consigli di carattere squisitamente politico e le riconosceva finanche pubblicamente il ruolo di reggente.
Dunque, attraverso un itinerario formativo che non si esauriva, a quanto pare, con l'abbandono della corte paterna, prendeva forma e si rendeva evidente, probabilmente più che altrove, la fisionomia politica di Leonora come in quanto figlia di re. Dunque si viene tracciando un legame ininterrotto con Napoli, una conformità, continuità ideologica con la corte aragonese, il che si collega anche al concetto di progetto formativo come progetto educativo formativo come progetto familiare che rispondeva alle realtà, alle necessità del tempo. E Ferrante ne aveva di pressioni sin dalla sua contestata successione al trono. Dunque, nella prospettiva di un progetto politico volto al rafforzamento del potere monarchico e soprattutto volto ad eliminare a contrastare quelle criticità che ne rendevano difficile l'attuazione, Ferrante si serviva della sua discendenza, maschile quanto femminile. Il re dunque si avvalse della sua discendenza per creare un controllo aragonese, dotando i figli di quegli strumenti utili per rivestire ruoli e funzioni congeniali appunto a tale progetto. Dunque, la politica, un legame che univa la politica di Eleonora con quella aragonese che esauriva il suo significato in una precisa logica dinastica. Dunque, concludendo, la duchessa di Ferrara dunque fu espressione tramite di peculiari passaggi culturali, grazie soprattutto ai diversi ruoli che la sua posizione nel network aragonese estense le consentivano di esercitare. Qual è stato un po' l'intento del libro? Quello di aggiungere un tassello conoscitivo ad un quadro d'insieme sulle principesse rinascimentali che viene lentamente arricchendosi e che vuole affrancarsi da una visione tipicamente tardo-ottocentesca, primo-novecentesca di biografie di donne straordinarie. In realtà l'intento è stato proprio quello di dimostrare l'ordinarietà di ruoli e percorsi. Chiaramente ci riferiamo a donne di vertice, d'élite. Detto ciò, studiarla, immergendola nel contesto politico in cui si mosse a pieno titolo e integrandone il ruolo alla storia del Ducato estense e della politica peninsulare, contribuisce tanto ad una storia più fine e verosimile complessiva del Quattrocento italiano, quanto a un quadro del contributo femminile a quella stessa storia, più attendibile, meno aneddotica, meno eroica, e si inserisce in un recente indirizzo storiografico che tende a rivalutare, a decostruire la nozione di rinascimento alla luce di un concetto politico più inclusivo che abbraccia appunto nuovi attori determinanti, nuovi protagonisti, tra cui appunto le donne. In tal senso è un caso particolarmente significativo di power sharing nell'ambito dei principati italiani del Rinascimento. Dunque, Eleonora d'Aragona come prodotto del suo tempo. Studiare la vicenda biografica di Eleonora e la sua parabola politica rivela dunque oltre se stessa, elementi tipici della cultura quattrocentesca e contribuisce anche ad indagare, a percorrere dei filoni storiografici di interesse recente. Gli studi di genere e soprattutto gli studi sulla struttura familiare, dinastica, parentale, la natura del potere del primo Rinascimento, l'epistolarità del primo Rinascimento italiano, la peculiarità della realtà aragonese nel quadro intellettuale e politico dell'umanesimo italiano. Dunque, una monografia che non vuole essere solo una biografia, ma un contributo alla storia politica dell'Italia e dell'Europa del Quattrocento.
Ecco, dare voce all'altra parte della storia, della società, non vuol dire solo fornire nuova materia di indagine, ma anche riesaminare consolidati paradigmi storiografici e mettere in discussione degli ostinati modelli interpretativi. E concludo con, nello stesso modo in cui faccio nel libro, nell'introduzione, ovvero con una domanda della storica Joan Kelly, esiste un rinascimento delle donne? E rispondo ugualmente, a metà tra il provocatorio e il retorico. No, non esiste un rinascimento delle donne, esiste un rinascimento di cui le donne hanno fatto parte, come l'altra voce, ma di una medesima storia. Grazie. È molto interessante, quindi io posso solo limitarmi a suggerire l'acquisto di questo libro ricordandone il titolo, che è Eleonora d'Aragona, Pratiche di potere e modelli culturali nell'Italia del Rinascimento, appena pubblicato da Viella, di Valentina Prisco, che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostra ospite e che io ringrazio tantissimo per questa esposizione esaustiva di un saggio molto interessante. Grazie a lei. Quindi, grazie ancora di tutto e continuate a seguirci sui nostri canali YouTube di Italia Medievale e arrivederci alla prossima video presentazione. Grazie ancora. Urbi del vincomadre, non lo temperare.